Non possiamo stare qui. Perché? Per Dylan è sicuro. Beh, sì, ma io non voglio perdere tempo. Ma è esattamente quello che dobbiamo fare. Aspettare l'alba, no? Ok, ma dobbiamo difenderci. Vai a cercare qualcosa. È meglio che perdere tempo. Manca il fusibile principale. Quindi addio corrente. Perché l'hanno tolto? Che cos'è? Munizioni d'argento. Che cosa ci fanno qui? Le avrà perse il cacciatore. Sarà passato di qui per assalire Caitlin. Quegli stronzi sono ovunque. Che hai trovato? Oh, stavo guardando la scala. Quella non è una porticina. Sì. Beh, aprila. Perché? Non sappiamo che c'è. Appunto. Abbiamo vissuto la stessa serata o cosa? Ok, quello che voglio dire è che dovremmo avere una via di fuga. No, non sappiamo che c'è lassù e nella baita. Magari potremmo anche trovare qualcosa per difenderci. Ok. Non hai tutti i torti. Stai bene? Sì, sì. Ok. Ci è mancato molto poco.
Beh, ci metteranno un po' per entrare. Questo posto è enorme. Devo riposare un po'. Presto starai meglio. Fico. Io sto davvero bene, in realtà. Che cosa fai? Smettila. Lo senti anche tu? No. Non importa. Cerchiamo un'altra strada per arrivare a Chris Hackett. O solo per andarcene, magari. Basta con le fughe e le pugnalate. Certo, è una via d'uscita. Bene. Fa attenzione. Ok. Che cos'era? Credo. Che abbiamo trovato Chris Hackett. Brutto bastardo. Ryan. Bobby! Sparagli!
Grazie. Per non avermi ucciso. Sì, altrettanto. Quindi, ora tutti sono tornati normali. Eh? Oh. Credi sia finita? Non è così. Non capisco, Chris è morto. Chris non era il primo. Non è possibile. Caleb. Kaylee, che tu hai ucciso. Il fratello. Cosa? Caleb morse Chris e Kaylee. Chris voleva proteggerli. Era un bravo uomo, mio fratello. Ma quindi chi ha morso Caleb? Silas. Lo cerchiamo da anni. È uno zingaro, un nomade. Era sparito da un po', ma speravamo tornasse per finirla. L'hanno avvistato più volte lungo la costa. Uno strano ragazzo albino, un enorme lupo bianco. Lupo bianco. Cosa? Che hai detto? Dove? Dove l'hai visto? Ehi, lascialo! Dove? Alle casette, stanotte! Ok. Ok. Ora capisco. È tutto chiaro. Deve essere tornato da un po'. Voi l'avete quasi investito 2 mesi fa. Aiutatemi. Aiutatemi! Possiamo salvare Caleb e ciò che rimane della mia famiglia. Noi possiamo aiutare chi è ancora vivo. Perché dovrei fidarmi di te? Non ti dico di fidarti. Ti dico che possiamo finirla. Uccidiamo Silas e tutti staranno meglio. Quelli che sono ancora vivi, almeno. Ok, ok, quindi... possiamo trovare... So esattamente dov'è. Ok, andiamo. Ok.
non significa che ti perdono per quello che mi hai fatto. Lo capisco. E qualcuno potrebbe darmi dei cazzo di vestiti? Tu hai avuto la tua occasione. La tua occasione di spazzare via quella famiglia e hai fallito. Non importa. C'è ancora tempo. Possiamo farcela come si deve. Il passato è passato. Adesso diamo uno sguardo al futuro, d'accordo? Morte. La morte assume molte forme. Indica cambiamento, transizione, trasformazione, spesso interpretata come un faro di speranza. Nel tuo caso indica... Beh, indica solo morte. Il sole, la vitalità di un nuovo giorno. C'è ancora tempo per svegliarsi al tepore di una notte superata. Tue le scelte, tue le azioni. La tua stessa vita è in bilico. Spetta a te trovare la strada nell'oscurità e vedere il sorgere del sole ancora una volta. Lo Ierofante. Dove l'hai trovata? Dove l'hai trovata? Non deve esserci. Lui ha sofferto abbastanza. No, no, no. Il mio ragazzo. Hai visto cosa ci hanno fatto? No! Oh, no! Oh, cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Oh! Dio, no! Silas, figlio mio! Oh.
Arriva mamma, Silas. Sta arrivando mamma, Silas! 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 No, no, no. Il mio ragazzo, hai visto cosa ci hanno fatto? Come ci hanno ferito? Lui è ancora lì, tutto solo. Ogni plenilunio gli danno la caccia, armati d'argento, provando a mettere fine a una maledizione che si sono inflitti da soli quando hanno dato fuoco al mio spettacolo 6 anni fa. Stupidi bambini. Ma il piccolo Silas, il mio piccolo lupo bianco, deve essere protetto. Non devi seguire questa strada. Hai capito? Ricorda che ti ho sempre aiutato. Ricorda tutto quello che ho fatto per te. Su un cazzo di albero! Laura! Sangue. Come cazzo faccio a scendere? Ecco come... Dove diavolo sono? Oh, già. Dove sono i miei vestiti? Non ci posso credere. Ok. Ora troviamo Laura. Perché non siamo andati all'Arpenser Motel? Essere tornate.
Spero che ci sia un finale grandioso. Il tavolo, forza! Ok. Beh, non può andare peggio di così, vero? Bene. Come nei cartoni. La pioggia va e viene. Ci dà un po' di tempo. In che senso? Odiano l'acqua, ricordi? Oh, giusto. Oh.
Avremmo dovuto passare la notte nel lago. E morire di ipotermia? No. Ok, beh, ora siamo a posto. È ancora notte. I stronzi sanno che siamo qui. E torneranno appena possono. Che notizia, ok. Bene, ci serve un vantaggio. Vieni. Ora un nome per quella testa di cazzo. Quindi chi è? Il fratello di Mr. H, forse? Chi? Il ragazzone di prima. Tu e Ryan eravate alla radio. Mr. H è il fratello, credo? Giusto, sì. Sono messi proprio male per elemosinare così.
quanto è qui questo tizio? Direi da molto tempo. Almeno dall'epoca in cui non era strano farci fare un ritratto a olio. Cavolo, ne voglio uno anch'io adesso. Caro amico, lascia che ti dica, ciò che non ti uccide ti fortifica. Percorri il tuo cammino, coi compagni che hai vicino, cantiamo forti e fieri, siamo acchettieri. In 2 mesi non hai imparato le parole? Resa dei conti, stronzi. Vorrei solo potermi scusare. Più di ogni altra cosa. Cazzo. Volevo solo un'altra notte insieme. Era chiedere troppo. Ma, merda. Basta. Non so che devo fare. Che cosa starà succedendo? Dobbiamo cercare gli altri? No, qui siamo. Ma al sicuro ed è quasi l'alba. Che cazzo è stato? È Caitlin!
Porca troia. Facciamolo entrare. Non possiamo, l'ufficio è chiuso da fuori. Ci sarà qualcosa che possiamo fare. Sì, ma cosa? Sono d'argento. Con il giusto tempismo possiamo dargliele nel momento in cui passa. Sì. Se passa. Ehi, sono qui! L'hai preso? Sì. Sì, l'ho preso.
Alla fine com'è andata 6 anni fa? C'è stato un incendio in cui sono morte decine di persone e ora ci sono i licantropi e un fantasma che vaga nel bosco in cerca del proprio figlio andato disperso. Aspetta, adesso che ci penso è Silas, oh cazzo! È una lunga storia. No, invece. C'è l'incendio, Silas il bimbo cane scappa, ti morde un paio di parenti, non riuscite a fermarlo. Tipo? Il passato non conta più ormai. Invece sì, direi. Dobbiamo almeno sapere che cosa ci aspetta. Siamo sulle tracce di un ragazzo lupo che negli ultimi 6 anni non si è mai fatto prendere. Abbiamo provato di tutto. A ogni luna piena l'abbiamo cercato senza sosta. E adesso lo stronzo è tornato di nuovo. Quindi è l'occasione di chiudere questa storia una volta per tutte. E come fai a sapere dov'è? Pensi che lo troveremo solo guidando per miglia e miglia? Oh! Se n'è andato. Deve essere. Qui intorno. Diamo un'occhiata. Sei impazzito! Siamo arrivati? Stai bene? Insomma, ma sì. Qua giù c'è del sangue. Continua di là. Che cavolo è successo? Oh. Dove siamo usciti di strada 2 mesi fa? Stai decidendo se spararmi in testa o no? Ok. Fallo, non ti fermo. Cosa? Ho finito il sangue per coprire il nostro odore. Siamo a rischio. Potremmo morire. Gran finale? Non finisce qui. Non per te. Avrai ancora molto di cui rispondere.
Porca vacca, questo posto sì che è inquietante. Un podcast non rende l'idea. Non immaginate. È qui che l'ho vista. Vista? Credevo che lei... che Max l'avesse investita. Ma poi quando ero qui ho capito che lei era diversa. Chi? La donna, l'anziana signora, continuava a ripetere la stessa cosa. Oh mio Dio, diceva Silas. Non è possibile, stai parlando di... L'ho vista anch'io, nelle gallerie. Eliza Voris, la madre di Silas. Beh, credo. Chi era? Aveva uno spettacolo itinerante, Arum Scarum. Arrivò 6 anni fa. Teneva il figlio in gabbia. Lo chiamava Silas il bimbo cane. Morì nell'incendio. Pare sia ancora qui. La strega di Aket scorre. Noi cerchiamo Silas da allora. La causa dell'incendio? Davvero? Ancora altri segreti? Hai sparato in faccia a mia nipote Kaylee Hackett. La ragazza più buona e dolce che sia mai esistita. Voleva solo aiutare quel poveraccio. Rinchiuso in gabbia da quella strega schifosa. Cosa ha fatto? Voleva solo aiutarlo. Travis. Convinse Caleb ad appiccare il fuoco. Era un diversivo. Balle di fieno. Giusto il tempo di tirar fuori Silas e liberarlo. Non andò così. No. Divampò e morirono tutti. Il fieno fa in fretta. Eliza, tutti morti. Kaylee riuscì a liberare Silas. Ma Caleb venne morso. Potremmo uccidere Caleb? No. Uccideremo Silas. Ma è... non rimane altro. Cristo santo. Vedi qualcosa? Negativo. Cazzo, non l'avevo mai visto. Neanche sapevo che fosse qui. Avete visto? Preferivo di no. Anch'io.
Cos'è? Silas, il bimbo cane. Ci siamo. Attenti. Santissimo in croce. Mio Dio. Mio figlio. Cosa c'è? Che aspetti? Spara, stupida sciocca! Ragazzo. Assassino! Ha seminato solo morte e dolore. Parli proprio tu! Fallo! No! Dallo a me! Scommetto che credi di aver capito tutto, che ti consideri molto perspicace. Ho provato ad aiutarti, ho provato ad avvertirti. Mi stavi quasi piacendo. Ma non più, non adesso. Non dimenticherò cosa hai fatto fare loro al mio Silas. Sono stata con te tutta la notte e non mi fermerò di certo soltanto perché la notte è giunta al termine, no. Ogni volta che sentirai un rumore al buio, un sussurro nelle tenebre, un respiro dietro al collo, sappi che sarò io. Io sarò lì. D'ora in poi io non ti lascerò mai. Io non ti lascerò mai. Could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen?
steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Adolescenti pazzi del campo estivo si massacrano con le loro mani. Che cosa ne pensi, Anton? Gli adolescenti lo fanno tutti. Ma che cazzo? Oh merda, si sono uccisi a vicenda. Certo, che altro potrebbe... Oddio. Pensavo che la storia di Hackett's Quarry fosse finita. Non questa storia di Hackett's Quarry. Ma non era tipo 3 mesi fa? Roba vecchia, bella. Anton? Prima l'introduzione. Questo è Bizzarro e Bona Fide, il podcast sul paranormale. Io sono Grace. E io Anton. E insieme esploriamo la possibilità di un coinvolgimento del soprannaturale in episodi della vita di tutti che i giorni. Che è esattamente ciò che sono, episodi della vita di tutti i giorni. Con un alone di spirituale e soprannaturale che le caratterizza. No. Ok, bene. Spero che tu abbia un'assicurazione per il cappello, Anton, perché adesso ti farò esplodere il cervello. Un'assicurazione per i cappelli? Esatto. Serve ad assicurare gli oggetti a cui tieni di più nella vita. Cappelli. Sì. Ok, capisco le tue priorità, continua. Comunque, in realtà c'è una ragione ben precisa per tornare di nuovo ad Hackett's Quarry. Ci sono stati degli sviluppi e mi sono procurata delle informazioni. Io resto scettico, ma anche tutto orecchi sotto il cappello. Speravo dicessi così. Oddio, perché sorridi? Smettila, non mi piace. Perché? Ho avuto l'apparecchio, devo mostrargli ogni tanto. Hai proprio dei bei denti. Grazie, molti ascoltatori di questo podcast potrebbero non saperlo. Allora, si dà il caso che al momento io abbia qualcuno all'interno. Quindi diciamo che l'episodio di oggi avrà un po' un'atmosfera da presentazione, se vogliamo. Chi hai all'interno? L'interno di che cosa? Eh? Tu hai qualcuno all'interno? Non ce l'abbiamo tutti. Una voce critica interiore che dice basta fare un podcast che nessuno ascolta. Dovresti ascoltare la voce, Grace. Ok, comunque intendevo che ho... chiamiamola una donazione anonima, va bene? Sappi che noi non siamo gli unici a considerare questa situazione come bizzarra. Qualcuno ci ha proprio contattati, ci hanno spedito un pacco. Non l'avrai aperto? Io non mi fido di chi ascolta questo programma. Oh, non vedevo l'ora di aprirlo. Sorpresa! Donazione anonima? Ok, me l'avevi promesso tu stesso, fin dal primo giorno del podcast, che se avessi visto una prova reale, avresti considerato tutte le opzioni, giusto? L'hai detto o no? Sì, l'ho detto, ma cioè, lo dando so che per tu... scontato che non avremmo mai visto uno straccio di prova, l'ho detto. Ok, beh, ci hanno inviato delle informazioni adesso. Dobbiamo decidere se sono bizzarre o in buona fede. Ok, vai, facciamolo. Per chi ci sta ascoltando a casa, stiamo per aprire un pacco da una persona misteriosa che ascolta il programma. Se sei tu il mittente,
Qualunque cosa sia, complimenti. Ce l'hai fatta. Scusa, il nastro adesivo è molto... molto... è che sul pacco c'è troppo nastro adesivo. Scusa, mi daresti una mano? Avresti tipo una chiave per tagliarlo o per romperlo? No, non voglio smussare le mie chiavi. Usa le dita. E dammi le tue cazzo di chiavi, Anton. No. Dammi le cazzo di chiavi. No, ma usa le tue. Tanto mica la chiudi la porta. Certo che chiudo la porta. Cosa nascondi? Cosa nascondo? Tu non chiudi la porta a chiave. No, non ho niente da nascondere. Tu credi ai fantasmi ma non chiudi a chiave la porta? No, i fantasmi non aprono le porte. Possono attraversare i muri, Anton. Ok, dovresti preoccuparti di più degli assassini. Bene, ricordi gli escursionisti spariti? Sì. E se io ti mostrassi le foto scattate da una delle loro macchine? Foto che li ritraggono ad Hackett's Quarry, luogo in cui è stata ritrovata la suddetta macchina? Penserei che forse ci sono passati e la macchinetta gli è caduta? Ok, Anton, ti faccio una domandina. Come ti cade una macchina fotografica? Inciampando su una radice. Una spinterella. Oppure andando su un selciato irregolare. Oppure se ti ammazzano. Se ti cadesse il telefono non scompariresti nel nulla e... Loro dove sono? Non lo so, la gente si perde sempre nei boschi. Ce ne sono centinaia ogni anno, potrebbero essere ovunque. Non ho finito. No? Mm-mm. Ora sto per farti un altro ghiottissimo regalo. Le mie fonti dicono, inoltre, che i loro zaini sono stati trovati al campo estivo. Davvero? Beh, ok, non dovrebbe essere di pubblico dominio? Perché gli Hackett non sono i primi sospettati? È proprio questo il punto. Forse lo sarebbero se qualcuno sapesse dove sono. Oppure tutto è solo un enorme tentativo di insabbiamento. È qui che la cosa non regge più, secondo me. Dunque, dobbiamo parlare un po' più approfonditamente della famiglia Hackett. Giusto, sono gli storici proprietari terrieri, no? Mm-hmm. Sì, i loro bisnonni erano cacciatori che ai tempi rivendicarono il terreno. L'hanno solo rivendicato? Esatto, proprio così. Ci hanno piantato la bandiera, proprio come l'uomo sulla luna. Giusto, la bandiera della famiglia Hackett. Bene, pare che una volta rivendicato ci trovarono la quarzite. Quarzite? Ok, speravo che me lo chiedessi. Curiosità. Tutti gli edifici della zona di New York sono fatti di quarzite. Non è né curioso né vero. Molti lo sono. Ma sto dilagando. Divagando? Era una battuta. Una volta avviata, la cava portò grandi ricchezze finché Septimus Hackett, classico nome da cattivo, il settimo figlio dei cacciatori, il numero 7, racchiude grandi poteri soprannaturali, non chiuse la miniera. Ok, quindi si sostentavano soltanto con la terra. Sì, tu dici soltanto, ma quella è una terra che copre acri. Quella è una foresta enorme, un'enorme oscurità inesplorata. Oh, ok, quindi un bel nascondiglio, un posto per tutti quei segreti oscuri della strana famiglia solitaria. Mm-hmm. Ed è qui che iniziamo ad addentrarci un po' di più nel regno del paranormale. Eccola che comincia. Acri ed acri di boschi infestati. Se lo dici tu. Bentornati su Bizzarro e Bona Fide. Anton, quest'oggi ti passerò delle letture leggere. Ok, la devo proprio leggere? Mm-hmm. D'accordo, questa è... Quella che hai davanti è la copia di una lettera che Kaylee Hackett scrisse a sua nonna, probabilmente. Va bene, sembra un lavoro più adatto a te, ma se proprio devo posso leggerla. Giusto, io. Giusto, ma sento che se una prova esce direttamente dalla tua bocca ha più peso. Certo, ok, andiamo. Nonnina, per quanto ancora andrà avanti questo schifo? So che la famiglia è la cosa più importante, ma voglio sapere cosa c'è oltre la foresta, oltre questa dannata casa e il campo. E so per certo che questo non potrà accadere presto a causa di chi siamo. Forse possiamo spiegare che succede, mostrarlo alla gente.
così sapranno che non ne abbiamo il controllo. So che cerchi solo di proteggerci, ma un giorno, prima o poi, tu non ci sarai più e al momento siamo come bloccati in un buco nero. Non riesco a dormire, nonnina, e se dormo finisco a sognare quel cazzo d'incendio. Eravamo solo stupidi bambini, allora. Vorrei non fosse mai accaduto. Tua, Kay, baci, baci, che colpo di scena. Sì. Sognare quel cazzo d'incendio. Non sembrano anche a te le tormentate elucubrazioni di qualcuno che ha visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere? Sì, no, mi sono venuti i brividi. Stava passando un brutto periodo. È autentica? Insomma, perché qualcuno dovrebbe falsificarla? Ma ancora una volta non posso verificare, quindi dovrei sospendere un pochino la tua incredulità. Cavolo, povera ragazza. Già, c'era qualcosa sotto, qualcosa che la stava consumando. Ed è proprio questo che voglio analizzare. Ok, bene. Considera sospesa la mia incredulità, per ora. Ok, non credo sarà un problema per la prossima cosa. Oddio, perché? Oh merda, questa è una lettera di diffida. Ed è indirizzata a noi. Ehi, ma perché non mi hai detto niente? Beh, in realtà non è mai stata spedita. Ma è pazzesco! Cosa? Firmata da Travis Hackett. Ehi, non facciamo niente di illegale. Sicura? Riflettici. Tecnicamente non ci è stata spedita. Le diffide sono l'arma di chi ha sicuramente qualcosa da nascondere. Assurdo che questi tizi ci conoscano. Ok, ma mettiamo un attimo da parte la famiglia Hackett, visto che c'è dell'altro. Sei pronto per una roba veramente spaventosa? Sono pronto per la roba veramente spaventosa. Non so se ce l'hai, ma provaci. Non spaventarti troppo. Farò del mio meglio. Ok. Vuoi che ti tenga la mano? No. Ok. Ti serve una rassicurante pacca sulla spalla? Per favore, ora di quello che devi dire. Vuoi che accenda tutte le luci per non farti avere troppa paura? Non voglio che tu faccia niente. Voglio solo che tu mi dica che cos'hai. In effetti, potresti spaventarti un pochetto con questa. Bah, ma è pelle? Pelle, pelliccia. Chiamala come preferisci. Sembra umana. Aspetta. Lo è? A quanto pare appartiene alla creatura che si presume abbia causato tutto quanto. Ma ce l'abbiamo realmente qui? Posso vederla in carne e senza ossa? No, solo in foto. Chiunque abbia avuto l'idea di contattarci è stato abbastanza sveglio da non rubare una prova. Guarda caso, l'originale non c'è, eh? Dai, su! Per dire! La prossima prova per me non è apertamente soprannaturale, però credo proprio sarebbe ingiusto ignorarla. Ok, finora non avrei descritto niente come apertamente soprannaturale, ma va bene, parliamone. Artigli. Wow, hai ragione. Questa è deludente. Ma sono intrigata, perché chi ci ha contattato pensava valesse la pena condividerla. Grace, è molto probabile che sia tutto uno scherzo elaborato. Vero. Ma se dovessi trattare tutto in questo modo, non avrei un lavoro. Hai ragione. Ok, sai che c'è? È strano, te lo concedo. Oh mio Dio. Ho solo detto che è strano, non che ci credo. Oh mio Dio, ce l'ho fatta. Non hai fatto niente, ho detto che è strano. Ce l'ho fatta, ti ho convinto, ti ho convertito dalla mia parte. Adesso ci credi, vero? Io non sarò mai dalla tua parte. Ho vinto. Non hai vinto, insomma. Era senti, una gara e io ho avuto la meglio. Ti sbagli, senti, dico solo che ci sta la carenza di dettagli nelle notizie, questa roba. Non so, qualunque cosa significhi. Non è assurdo pensare che sia un po' strano. Strano. Interessante scelta di parole, quindi che cosa vuoi dire? Taci. Dai. No. Andiamo, dimmi ciò che voglio sentire. Non ti dirò niente di niente. Me l'hai già detto in pratica, concedimi solo la breve prova incisa nell'etere che tanto bramo. Ok, non sono mai stato d'accordo con il titolo, ma ammetto che per la prima volta questo caso bizzarro andava discusso in buona fede. È il più bel giorno della mia vita. Che tristezza! Perché? Non lo è per te? No! Ok, e ora? Dobbiamo mandare tutto alla polizia. Loro sapranno dire se è utile o meno. Vorrei soltanto saperne un po' di più. Vorrei avere una sfera di cristallo per vedere esattamente come sono andate le cose. Già, ma dove sarebbe il bello? Possiamo immaginarlo, ma non eravamo lì. Non abbiamo passato quello che hanno passato i ragazzi. Non c'è modo di scoprire cosa sia accaduto veramente ad Hackett's Quarry.
E questa da dove cazzo ti è uscita? Sono solo sincero. Belle parole davvero. Grazie. Ti sei appena lanciato a capofitto nel genere di contenuto che cerco di fare da sempre. È la prima volta che seguiamo un ragionamento coerente nel podcast. Thank you.
Adolescenti pazzi del campo. Thank you.